la cosa più importante in un viso rimane pur sempre lo sguardo e quello che colpisce di più è uno sguardo che può essere affaticato, quindi dall'aria stanca. E le pazienti spesso si lamentano di questo e vengono in studio per chiedere una diminuzione della loro stanchezza e spesso vengono con la domanda di blefaroplastica e ci troviamo di fronte invece a una paziente che non ha assolutamente bisogno di blefaroplastica, in quanto quello che dà l'aria più stanca non sono tanto le borse, che possono anche essere presenti, ma soprattutto quello che si crea come occhiaia. L'occhiaia è una depressione a livello del solco nasolacrimale, quindi a livello della palpebra inferiore, che catturando la luce dà quell'aspetto scuro e stanco ad un viso. Come trattare l'occhiaia? L'occhiaia si può trattare con l'iniezione di acido ialuronico che va a riempire questa depressione e quindi a sollevare questo cono d'ombra e a togliere quello che è quella zona di ombra che tanto affatica lo sguardo. È un gesto che viene fatto in studio, che non necessita di anestesia, al limite uno può utilizzare una crema anestetica applicata un'ora prima. Prevede l'utilizzo di un'ago canula o dell'ago, io personalmente preferisco l'ago canula, ma a volte mi trovo ad usare l'ago perché mi consente di essere un pochino più precisa. E con un gesto che dura circa una ventina di minuti andiamo a correggere in maniera decisamente efficace quello che è l'occhiaia.